I love you. Centrosuono 101.3. A Centrosuono oggi vi vogliamo parlare di un'idea davvero originale e tutto nasce da un semplice aperitivo. E così uno spritz può fare da cornice al cazzeggio tra due liceali, ad una fusione aziendale tra due manager incravattati e perché no anche ad una vera e propria passerella di moda. Sembra proprio così, infatti è quello che hanno fatto due amiche con una passione in comune, proprio la moda. Claudia stilista e Chiara avvocato, due trentenni romane, organizzano aperitivi tra amiche per proporre i loro capi sotto il nome di Le Dessy. E allora diamo il benvenuto a una di queste due C, in questo caso Claudia, ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Allora Claudia, Le Dessy è un fashion brand 100% made in Italy, 100% amore e soprattutto a chilometro zero. Perché? Cioè, cosa significa 100% amore e chilometro zero? Per amore intendiamo sicuramente l'amore che mettiamo nel creare i nostri capi, nel realizzarli, nel pensare a tutte le donne a cui ci piacerebbe vederli indossati. Chilometro zero perché ci avvaliamo esclusivamente dei laboratori della nostra città, che è Roma. Quindi si fa tutto qui, insomma, tutto a Roma. Sì, tutto a Roma. Io direi proprio il caso di finalmente un Made in Italy, perché ultimamente, cioè nel senso, ci sono tanti brand, ma il Made in Italy è sparito, quindi ben venga. Esatto. No, però una cosa carina, Claudia, che fate, è questa cosa degli aperitivi di cui stavamo parlando prima, aperitivi di presentazione. Come si fa soprattutto per farne parte, per partecipare? Al momento ci stiamo organizzando su Passaparola a casa delle amiche che sono disposte ad aprire la casa per accogliere questi incontri, però sicuramente per la prossima stagione ne organizzeremo anche in location differenti. La cosa importante è quella di organizzare un momento di incontro tra donne in occasione della quale proponiamo e facciamo provare i capi da noi proposti. Quindi tra amiche vi consigliate sul look giusto, ma siete più voi che consigliate o anche voi accettate qualche consiglio in questi aperitivi di moda? Ah sì, sicuramente diventa un momento di scambio dove comunque gli abiti sono da noi proposti ma diventano comunque un argomento di chiacchiera, di condivisione. Sì, quindi è proprio un vero e proprio gruppo di amiche che si consigliano sulla moda. E allora io direi, se siete delle intenditrici alla ricerca di capi di nicchia, ma anche no, rimanete con noi su Centrosuono al 100% lo stile giusto. Centrosuono, 101.3, I love new, I love new. Ci ha fatto penare, ma ormai l'estate è arrivata e qui a Centrosuono cerchiamo di scoprire qual è il costume perfetto per essere glamour e sentirsi belle in spiaggia, ovviamente insieme alle Dessy. Infatti dici bene Massimiliano, perché Claudia e Chiara hanno iniziato la loro avventura proprio col lancio di una linea di bikini. Quindi Claudia, mi rivolgo a te, che tendenze avete lanciato con questa collezione per l'estate? Dunque abbiamo iniziato con questa mini collezione di bikini in quanto eravamo a ridosso della stagione estiva, con l'obiettivo poi di continuare con un total look. Per quanto riguarda i tagli proposti, sono tagli semplici e distrutturati perché non ci piacciono comunque le artificialità delle imbottiture e delle cose troppo strutturate, e abbiamo proposto comunque modelli con dei tagli semplici però molto studiati, che devono stare bene a tutte le silhouette. Utilizziamo solamente la microfibra come tessuto perché ci piace il comfort forte che regala indossandola, e abbiamo puntato tantissimo sui colori. Infatti i modelli portano i nomi di Mini Pony, Fru Fru, Mini Pony in particolare perché la gamma cromatica che abbiamo scelto si muove comunque sui colori pastello che ricordano i cartoni animati con cui siamo cresciute tutte quante da piccole. Infatti stavo pensando proprio a questo, sono il cartone animati, quindi mi dai conferma che è il nome dei cartoni animati. Sì, è quello dei cartoni animati perché appunto c'erano queste gamme cromatiche pastello. Abbiamo usato su questo modello nello specifico delle frange che ricordano comunque la criniera dei Mini Pony, e poi ci sono anche per esempio il modello Fru Fru che invece ha delle silhouette più femminili che ricordano quelle delle pin-up anni 50. Tutto nella semplicità comunque di bikini portabilissimi da tutte quante, e che comunque hanno piccoli dettagli che danno carattere ad ogni modello. E infatti questo è quello che ti volevo chiedere: che tipo di donna è quella che indossa le vostre creazioni, cioè a chi si rivolge? Si rivolge sicuramente a ragazze e donne attente alla moda, comunque dinamiche, che hanno una vita quotidiana fatta insomma del loro lavoro, della loro vita sociale, e che sappiano però riconoscere la specialità dei capi unici realizzati in Italia rispetto ai capi massificati che purtroppo ormai sono di uso comune per tutte. Ma poi è importante questa cosa che hai detto, per tutte le forme, per tutte le linee, perché insomma d'estate al mare una donna credo voglia avere la libertà di mettere un bikini, insomma, quindi è importante questa cosa che tu hai sottolineato.
una prima collezione, certo, di costumi da donna. Claudia, ma dopo i costumi qual è il prossimo passo? Innanzitutto penserete anche ai maschietti o solo alle donne? Sicuramente, come accennavo prima, siamo partite con il bikini per la stagione estiva, però con l'obiettivo di proseguire con un total look, quindi abbiamo voglia comunque di inserire maglie, magliettone, non so, fare proprio un total look. Per quanto riguarda gli uomini non ci abbiamo al momento mai pensato, però chissà. Ma ti posso fare una domanda a Claudia? Cioè, l'uomo in spiaggia lo preferisci in slip o boxer? Oddio, slip, guarda, consentito solo a Rosolino, per quello che mi riguarda. Allora, quindi in pochi possono indossare lo slip, in poche parole. Lo slip è un gran fisico atletico, non è chic. Ok, allora, non tutti possono dire di aver superato la prova costume, ma loro sì, le due sì, tra poco ancora qui sul Centrosuono. Centrosuono 101.3. A Centrosuono Massimiliano e Antonio con Claudia Marini, stilista, una delle anime delle The Sea, questo nuovo brand è nato dalle menti di due giovani ragazze 100% made in Rome. Hai detto bene, infatti Claudia e Chiara sono due ragazze romane, quindi Claudia, che rapporto c'è nel vostro lavoro col settore artigianale romano e la sua clientela? Cioè, anche che tipo di clientela vi trovate di fronte, se è aperta al cambiamento o conservatrice? Dunque, visitando i laboratori comunque romani si instaurano dei rapporti con gli addetti ai lavori, con i tecnici, che sono sicuramente sempre di crescita e di confronto continuo, si creano dei rapporti umani a tutti gli effetti. Per quanto riguarda quella che invece è poi la risposta della clientela, al momento, come vi dicevo, siamo all'inizio, quindi sono per lo più amiche o amiche di amiche e sono tutte quante molto ricettive a riconoscere la specialità dei capi unici di nicchia fatti in Italia. E allora speriamo che con Centrosuono questo gruppo di amiche cresca sempre di più, perché no, magari essere invitati anche noi, no Antonio, alla prossima? Sì, qualche bello slipino. Certo! Senti Claudia, ma quali sono i modelli a cui vi ispirate? Cioè, chi sono state le vostre icone di stile? Ma non è che noi abbiamo un'icona, nel senso, forse una su tutte che racchiude lo stile mio e di Chiara è Alexia Chung, che è un modello e conduttrice televisiva britannica che ha questo stile trendy ma cittadino. Però sicuramente quando pensiamo ai nostri capi pensiamo comunque al nostro gusto personale e a quello che secondo noi potrebbe essere gradito anche dalle persone che sono le nostre amiche o quelle che sentiamo in linea al nostro gusto. Ottimo, però a questo punto ti devo chiedere un'altra cosa, visto che magari non vi riferite tanto a qualcosa all'esterno ma è un vostro lavoro più autonomo, è un lavoro però piuttosto meditativo quello della manifattura, quindi a cosa pensi quando crei? Che fai? Ascolti musica? No, sì, vabbè, diciamo che con Chiara è capitato che ci ritroviamo insieme la sera ascoltando la musica, sì, chiacchieriamo, diventano dei momenti di relax, di creatività e in cui sicuramente poi ci concentriamo anche su come vogliamo vedere il capo finito e poi l'immaginiamo sempre sulla persona su cui la vorremmo vedere indossata. Quindi la musica aiuta in ogni caso. Che musica, per curiosità? Ma come stile a me Chiara piace molto Florence and the Machine e sicuramente l'XX che mi ha fatto scoprire lei qualche anno fa, e una delle canzoni che ci ha legato di più è Basic Space nel punto in cui dice Second Skin. E allora per entrare a far parte di questi aperitivi cool mettete il vostro I like, il vostro mi piace sulla pagina Facebook Le The Sea e seguite i loro eventi. Eh sì, e noi attendiamo, sì, seguiteci anche... tutte. noi vi seguiamo sicuramente, vi devono seguire tutti e attendiamo novità per noi maschietti, Claudia, grazie. Va bene, slippini per tutti. Grazie Claudia, ciao. Grazie a voi, ciao ciao. Centrosuono 101.3. I love new. I love new. Centrosuono 101.3.